Hola, ¿qué tal, mis queridos? Hi, everyone. Ciao a tutti, carissimi. Oggi continuiamo avanti con questa bellissima lettura di Anthony Di Melo, un grande maestro di vita che ci insegna a scoprire. Certamente, lo sappiamo già, no? Però facciamo un ripasso per avere un passaggio più sereno, più consapevole, per guardare oltre. E, mentre noi faremo questo bellissimo percorso in questo bellissimo e meraviglioso pianeta Terra. Ebbene, questa lettura è la introduzione della prefazione di chi era questo maestro, no. E quindi inizia così. In occasione di un incontro tra amici fu chiesto a Tony Di Melo di dire qualche parola riguardo alla natura del suo lavoro. Egli si alzò e raccontò una storia che poi ha ripetuto in più di una conferenza e che si ritrovava anche nel suo libro Il canto degli uccelli. Con mia grande sorpresa, questa storia si riferiva proprio a me. Un uomo trovò un uovo d'aquila e lo mise nel nido di una chioccia. L'uovo si schiuse contemporaneamente a quello dalla covatta e l'aquilotto crebbe insieme ai pulcini. Per tutta la sua vita l'aquila fece quello che facevano i polli del cortile, pensando di essere uno di loro. Frugava il terreno in cerca di vermi e insetti, e chiocciava e schiamazzava e scuoteva le ali alzandosi da terra di qualche centimetro. Una lettura molto interessante. E questo anfiteatro, piano piano sta arrivando il tramonto. E ci sono un pochino di problemi di luce e io devo un po' abbassare lo sguardo per fare questa bellissima lettura e vorrei stare dritta, però no, la circostanza non me lo permette, ma cerco di leggere bene e comprendere bene assieme a voi l'importanza, il messaggio di questa lettura, no? Quindi questo animale frugava e si sentiva un pollo. Trascorsero gli anni e l'aquila divenne molto vecchia. Un giorno vide sopra di lei nel cielo scombro di nubi uno splendido uccello che planava maestoso ed elegante, come le aquile, molto elegante. In mezzo alle forti correnti d'aria, muovendo appena le robuste ali dorate. La vecchia aquila alzò lo sguardo, stupita, e domandò: chi è quello? Chiese: chi è quello? È l'aquila, il re degli uccelli, rispose il suo vicino. Appartiene al cielo, l'aquila che appartiene al cielo. Noi invece apparteniamo alla terra, perché siamo polli. E così l'aquila visse e morì come un pollo, perché pensava di essere tale. Altro che sorpreso, all'inizio mi sentii immensamente umiliato. Mi stava forse paragonando pubblicamente a un pollo da cortile. Sì e no.
aveva avuto intenzione di umiliarmi. Impossibile. Non era quello lo stile di Tony. Ecco cosa voleva dire a me e agli altri. Ecco cosa voleva insegnarci, trasmetterci in questo importante messaggio sublime, subliminale. Ai suoi occhi io ero un'aquila reale, inconsapevole delle vette a cui avrei potuto innalzarmi. Questa storiella mi fece capire l'statura di quell'uomo e la genuinità del suo amore e del suo rispetto per le persone, sentimenti che riusciva a mantenere pur dicendo la loro verità. Il suo lavoro non consisteva che in questo far aprire gli occhi alle persone affinché capissero la realtà della propria grandezza. Sì, perché se gli esseri umani, indipendentemente dal colore dei capelli, del colore degli occhi e del colore della pelle, dalla statura, dell'origine, che sia nato in qualsiasi dei cinque continenti che abbiamo, indipendentemente, no? C'è scritto in questo libro saggio che tutti gli esseri umani sono creati a immagine e somiglianza del Dio che tutto lo comprende, tutto lo vede, tutto lo ascolta, tutto lo sa, tutto, niente è occulto davanti a questa grande entità. Misericordiosa, con un cuore incommensurabile. Quindi, questo era Tony De Melo, un grande maestro, un grande studioso, un grande uomo intelligente, di grande saggezza. Quindi, questo era lui al suo apice, un uomo che proclamava il messaggio dalla consapevolezza, dalla coscienza, della chiarezza, della luce che rappresenta la verità, il sapere. Quindi consapevolezza che vedeva la luce che noi rappresentiamo per noi stessi e gli altri che ci facevano capire che siamo migliori di quanto pensiamo, cioè che dobbiamo scoprirci, dobbiamo crederci in noi, dobbiamo conoscerci meglio perché siamo capaci di fare delle cose straordinarie, delle cose che se non andiamo oltre, non c'è questo intento, se non lo intentiamo, non lo riusciremo mai, mai a capire. E quindi veramente, veramente questo messaggio spero che arrivi a te, caro amico, caro uomo, caro giovane, cara amica, cara Jasmine. Che arriva veramente perché siamo veramente capaci, lo dico perché l'ho sperimentato, no? Io ho fatto una grande presentazione con i miei quadri, i miei dipinti, assieme ai grandi, a quelli di ieri, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Edouard Monet, Frida Kahlo, e quindi ho avuto questa possibilità. Non sono sicuramente uguale assieme a loro, ma comunque è stata una grande soddisfazione, una grande sfida riuscire a fare i miei quadri, i quali amo, che mi rappresentano. Mi permetto di dire questo davanti a una giornata del 2022, che è questo anno, no? E anche sono una grande
molto creativa perché disegno i miei abiti, i quali adoro, perché c'è la mia creatività, ci sono tutte le mie passioni, le mie abilità. Ad esempio questo abito in cashmere di una grande firma, come non voglio fare pubblicità, no? Una firma come può essere Jasmine Rodriguez, come può essere Gucci o tutte queste grandi firme, no? E questo è uno dei miei disegni del quale modestamente mi sento orgogliosa e non mi aspetto che magari qualcuno si senta scomodo che sopra, no, perché questo canale è per persone positive, per persone intelligenti, per persone generose di anima e non credo che nessuno soffra per il fatto che io dico che ho creato questo vestito che rappresenta uno dei miei orgogli perché è un vestito che a me personalmente piace e ho un grande gusto per l'eccellenza, per l'eleganza, per l'equilibrio e mi piacciono le cose belle, mi piace questo e quindi bene, andando avanti con questa meravigliosa lettura, il grande di Melo, nel suo apice, un uomo molto profondo e allo stesso tempo molto umile. Quindi che vedeva la luce che noi rappresentiamo per noi stessi e gli altri. E gli altri. Sì, perché giustamente dobbiamo trasmettere agli altri, a coloro che stanno attorno a noi, dobbiamo trasmettere, non necessariamente parlare o dare dei consigli, no? E a volte gli esempi, quello che facciamo, parla di più di quello che siamo e dove dobbiamo trasmettere un messaggio buono, positivo. Quindi, questo libro coglie al volo l'essenza di Tony proprio in quanto attraverso dialogo e interazione dal vivo tocca tutti i temi che animano il cuore di chi ascolta, di chi vede oltre, chi è lungimirante. Dopo la sua morte ho dovuto affrontare il difficile compito di mantenere lo spirito come lui dice, no? Perché è un libro spirituale. Quindi, stavo dicendo, no? Dopo la sua morte, quindi cogliere lo spirito, l'essenza e delle sue parole da lui pronunciate ed riprodurre sulla pagina scritta la sua grande spontaneità nel comunicare con un pubblico che sapeva rispondere ai suoi stimoli, grazie al sostegno offertomi da George Cowsley, Jones Brady, Jones Culkin e altri troppo numerosi. Bene, ora anche io che sto contribuendo per coloro che valoreranno questa lettura, questo lavoro. E comunque per le appassionate della buona lettura, questo libro, no? Ecco qui. E quindi nelle pagine che seguono sono state catturate le ore emozionanti, divertenti e provocatorie trascorse da Tony comunicando con parole reali. Quindi godetevi questo libro e soprattutto imparate. Imparate e applicate nella vita perché chissà, tanti abbiamo letto tantissimi libri interessanti, abbiamo scoperto delle bellissime letture e abbiamo imparato in quel momento, in quell'attimo, però poi durante il nostro cammino della vita non le abbiamo applicate, non le sappiamo applicare o ci dimentichiamo, no? Quindi le cose imparate devono essere portate prima o poi all'azione. Questo libro è meraviglioso perché ci sono anche tantissime esperienze di vita che, ripeto, ci insegnano. E il primo argomento si parte con il risveglio. La spiritualità significa il risveglio. La maggior parte delle persone, pur non sapendo, sono addormentate, sono nate dormendo, vivono dormendo. Sì, è vero, tante persone
e non sono umile e quindi vivono dormendo nella sua arroganza, nella sua prepotenza, nella sua, a volte nella sua modo di fare e purtroppo c'è tanta ignoranza, ecco perché dobbiamo leggere e scoprire, essere umile, umile per accettare e imparare, così, solo così avremo una vita più serena durante questo bellissimo passaggio in questo bellissimo pianeta Terra, no? Allora, allevano i figli dormendo, muoiono dormendo senza mai svegliarsi, non arrivano mai a comprendere la bellezza e lo splendore di quella cosa che chiamiamo esistenza umana. Sapete tutti i mistici, cattolici, cristiani, non cristiani, quale che sia la loro teologia, la loro religione, concordano su una cosa, che tutto va bene. Come quando dicevano durante la quarantena, all'arrivo della pandemia, tutto andrà bene, ma tante cose sono solo ipocrisia, no? Tutto va bene, sebbene regni il caos, tutto va bene. E poi un grande obbligo a tutti i costi, perché ci sono degli interessi economici, delle grandi industrie che sono diventate ricchissime, delle montagne di soldi per fare tanti, tanti, tanti soldi con il vaccino. Ecco, cosa sta succedendo alla data di oggi? Maggio 2022, e speriamo che poi questo finisca e che ci sia grande coscienza, grande giustizia, perché se sei un essere umano, siamo solo di passaggio, prima o poi morirai, tu morirai. È una grande realtà, una grande consapevolezza, siamo solo di passaggio. Tutti quei milioni e milioni di montagne e castelli di soldi, di diamanti e di ricchezze, non te le porterai a meno che non sei immortale, a meno che non sei un personaggio di un altro pianeta o che viene di un'altra dimensione, da 2000 anni fa, che sei chissà che cosa, un personaggio che si striscia di colore verde. Ecco. Bene, bene, allora quindi. Concordando su una cosa che tutto va bene, dicevano questa lettura, certo è uno strano paradosso, purtroppo però la maggior parte della gente non arriva mai a capire che tutto va bene perché è immersa nel sonno, ha un incubo. L'anno scorso alla televisione spagnola ho sentito una storiella di un tizio che bussava alla porta di suo figlio. Jaime dice: svegliati, svegliati, Jaime. E perché mi devo svegliare? Perché devo andare a scuola? Rispondeva Jaime. E il padre dice: adesso ti dirò io tre ragioni per cui devi andare a scuola. Primo, perché è il tuo dovere. Secondo, perché hai 45 anni. E il terzo, perché sei il preside. E svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi e svegliate. Siete adulti, siete troppo grandi per dormire, svegliatevi e smettete di trastullarvi con i vostri giocattoli. Quindi svegliatevi e spero di saper essere saggio, saggio in queste occasioni e di non farvi alcun tentativo per svegliarvi. Se state dormendo, in effetti non sono affari miei, anche se di tanto in tanto vi dico svegliatevi, svegliatevi, amici, cari amici, cari uomini, cari colleghi, svegliatevi. Io non devo fare altro che andare avanti per la mia strada, ballare, ballare la mia danza. La danza, no? Il tango. Se ne sapete approfittare bene, altrimenti pazienza. Come dicono gli arabi, la natura della pioggia è sempre la stessa, ma fa crescere le spine nelle paludi e i fiori nei giardini. Ci sono i cactus, no? Fa riempire. I cactus di acqua per la stagione di siccità, per la stagione
aride nel deserto. Bene, cari amici, questa lettura è molto profonda. Ci vuole nella vita consapevolezza, ci vuole nella vita umiltà. Umiltà, no? Perché la nostra anima, per dare quello spazio, arricchire la nostra anima e poter essere dei diamanti. Dei diamanti, no, ma non mi riferisco a questa pietra bella, molto costosa, che viene dall'Africa, no? Dei diamanti come esseri umani, come persona, dal punto di vista umano. Grazie, grazie mille per il vostro tempo. Vi aspetto negli altri video che farò con tanto amore, con tanto entusiasmo per voi. Tanta salute, tanto amore e felicità. Un forte abbraccio.